Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo episodio di LEGO Dimensions. Perfetto ragazzi, in questo episodio andremo a vedere il level pack riguardante Back to the Future, uno dei miei film preferiti. Ragazzi, direi di iniziare subito, quindi tuffiamoci nel portale. Perfetto ragazzi, eccoci qua. Quantitativo di plutonio è stato rubato da alcuni gorilla. Forse vogliono scambiarlo per delle banane. Erano guerriglieri, non gorilla, Kent. Ah, ma certo, mi confondo sempre. Quali sono quelli pelosi? Che spiritosone. Ok, sembrerebbe l'inizio del primo film questo qua. Ok. Si sta sparando cibo per cani ovunque. Un po' di sale e via. Una chiave più grossa dello zerbino. Hey Doc. Doc? Marty. Sono in casa. Einstein. Dove sei? Che casino, ragazzi. Doc, che schifo. Davvero, dove sei finito? Beh, ora penso che mi rilasserò un po'. Ammazza! Posso provare l'amplificatore su cui sta lavorando Doc? Ok, allora Doc l'ho già richiamato. Siamo all'interno del suo laboratorio. Doc fa gli onori di casa, comincia a disfare tutto quanto. Diamo naturalmente un'occhiata in giro velocissima. Certo, non proviene dalle epoche che ho visitato. Ok, ci sono vari oggetti. Questo si può spingere? No. Che spettacolo ragazzi questa espansione. Ritorno al futuro è uno dei miei film preferiti, anche se non appartiene alla mia epoca. Perfetto. Quasi quasi direi di richiamare anche Supergirl, così mi può sciogliere quei dischi lì che vedete dorati. Ok, abbiamo trovato tutti e 5 i dischi dorati. Ok, grazie mille Supergirl. Qui possiamo mandare dentro Doc. Ah, però ci serve anche la DeLorean che non possiamo ancora utilizzare. Chiamiamo Homer con il suo rutto per rompere questi vetri. Salve. Ok, eccolo qua. Vai Homer. Fai un bel ruttino. Mamma mia che casino. Ok, rompimi anche dei vetri qua. Oh, ok. Mamma mia, che esplosione. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ci serve Marty. Qua, grazie mille Homer. E con questo è davvero capitolo chiuso. E qui possiamo costruire l'overboard. Io l'ho già costruito, quindi ci rivediamo fra pochi secondi. Ok, perfetto, anche l'overboard è arrivato. Che spettacolo, guardate che spettacolo. Sono felice che tu sia qui. Sai per caso in che epoca siamo? C'è qualcosa lì sopra. Aspettate che richiamo Supergirl. Scusa, vai un attimo qua. Anzi, da questa parte di qua. Ok, butta giù. Un bel tostapane gigante, fantastico. C'è qualcosa da costruire però qua. Una leva. Vai Doc, fai gli onori di casa. Cosa sblocca? Cos'è sta roba? Ha staccato direttamente la tenda, fantastico. È un po' da perfezionare come macchina, eh? Ok, forse ci siamo. Sì, perfetto. Di che cosa è capace.
Ok, l'amplificatore è a posto. Grazie mille Supergirl. Tiriamo via anche l'overboard. Magari ci servirà più avanti. Vai Marty, tocca a te. Mamma mia, che violenza. Non di nuovo. Ciao ciao. Pronto? Direi che non è il telefono. Marty, ragazzo, sei tu? Dove sei, Doc? Ti stavo aspettando. Ascolta, ho bisogno di incontrarti al Twin Pines Mall stasera all'1:15. Non dirlo a nessuno. E porta la videocamera. Cosa? Ok, Doc. Ok, siamo arrivati con l'overboard. Ok, possiamo costruire la DeLorean, la famosissima macchina del tempo di Doc Brown. Perfetto. Ed eccola qua. Fantastica, veramente fantastica. Culmine di tutto il mio lavoro. Grande Doc. Una macchina del tempo. Ma dai. Quando questo aggeggio toccherà uno di questi, raggiungerai le 88 miglia orarie. E whoosh! Viaggiare nel tempo è così facile? Sì, se ignori le parti complesse, come gli 1,21 gigawatt necessari per alimentare il flusso canalizzatore. Ho impostato i circuiti del tempo sul 5 novembre 1955, il giorno in cui inventai il viaggio nel tempo. Grande Doc. Santo cielo, ciao. Attenzione, i terroristi libici. È stata una cosa. Nasconditi, presto. Faccio da bersaglio. Ai ai. Mazza che scarsi che siete però. Direttamente col lanciarazzi. Con un lavandino. Un maiale. Gli stanno lanciando addosso di tutto. Preso. Una palla da baseball. Doc, no! Devo andarmene da qui. Prendi la DeLorean. Grande Giove, dove sono? In quale tempo? Un attimo, se trovo abbastanza energia. Sono i terroristi libici. Per tornare indietro e salvare Doc. Doc ha detto che questa macchina del tempo ha bisogno di una piccola spinta per attivare il viaggio nel tempo. Speriamo. Ok, allora dobbiamo sbloccare quell'affare là. Doc, devi tornare indietro per salvare te stesso. Ok, qui ho distrutto tutto e forse abbiamo trovato qualcosa. No, non abbiamo trovato nulla. Ok, sto disfando un po' di roba. Qui ci sono dei pezzi in giro. Allora, mi serve di nuovo Homer. Vai Homer. Io lo so che questa volta vincerò. Tranquillo. Dai, dacci una mano. Devi rompere il vetro di quella cabina, eh. Bravissimo Homer. Grazie mille. Torno in un baleno. Allora, vai Doc. Ok, perfetto. Spingiamo questo. Apri il camion. E forse ci siamo, Ok, camion aperto. C'è un altro vetro, quindi devo richiamare Homer. Vai Homer, distruggimi anche questo. Homer è furioso. Perfetto. Dai, dacci una mano, Homer. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Ci serve la DeLorean, però. Grazie, Homer. Torno in un baleno. La DeLorean è qui. Ok, sta arrivando. Vai, Doc. Anzi, Marty. Vai. Il flusso canalizzatore sta flussando. Motore avviato. Via! Ok. Perfetto, attenzione ai libici. Dobbiamo sbrigarci. Cosa volete da me? Vai Marty. Beh, ola va, ola spacca. Vai, vai, vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta.
Ok, siamo apparsi da qualche parte. Ha funzionato! Wow! Se Doc avesse visto sarebbe impazzito! Di nuovo. Sì, datti una calmata però adesso, 1955. Ok, mi serve la TV di Homer per distruggere quello, però arriva o no? Ok, sta arrivando. Allora, la mettiamo. Devo andarmene da questo pianile. Se trovassi Doc in questo periodo, qua sopra, riuscirei a tornare a casa. Ok, abbiamo fatto un gran casino. Come facciamo? Ah, ok, possiamo far esplodere anche quello. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, ma... ah, ok, no, ci serve il cabinato dei giochi arcade. Là sopra c'è qualcosa di utile. C'è un gran casino di roba qua. Abbiamo distrutto un trattore. Marty, prendi la DeLorean. Andiamocene a tutta velocità. Ah, aspettate, c'è qualcosa da costruire qua però. Cos'è, una scala? Sì, una scala. Fiere oscuro è tornato. Vai, Batman. Attivami quello. Cosa abbiamo trovato? Ah, ok. Possibile. Una cosa extra. Invece con Supergirl possiamo andare a vedere dall'altra parte che cosa c'è. C'è qualcosa qua. Ok, grandissima. C'è qualcosa da sbloccare qua, eh. Proviamo a far così. Così. E così. Facciamo arrivare anche un mago. Scamander. La materializzazione è stata un po' brusca. Vai, Scamander. Cosa c'è lì dentro? Allora, potrebbe essere interessante. Cosa caspita è? Ah, ma è tipo uno spaventapasseri. Sì, è tipo uno spaventapasseri. Che non spaventa però. Abbiamo trovato uno di quelli che non possiamo prendere però. Vabbè, scendiamo. Vai, Scamander. Ok, una piattaforma per la DeLorean. Fai che prenderla te la DeLorean. Ok, ci siamo. Mamma mia, a tutta velocità. Stiamo rifacendo la casa di sto tizio. Ok, forse siamo arrivati a casa di Doc. Doc. Doc? Doc, sono io, Marty, apri! Cos'è che hai in testa? Ti conosco? Se sei qui per le luci e i suoni strani, sappi che è il mio vicino. No, Doc, sono io, Marty. Vengo dal futuro. Posso spiegarti tutto. Grande Giove! Lo so, siamo sul pesante, Doc. E c'è un'altra cosa. Finito di registrare? No, non dirmelo. Nessuno dovrebbe sapere troppo del proprio futuro. A proposito, dobbiamo farti ritornare nel tuo. Come faremo a generare 1,21 gigawatt nel 1955? Grazie al fulmine, Marty. Meno male. Via, 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 si parte! Gli scrive una lettera. Dovrebbe bastare. La lista della spesa? Se potessimo convogliare questo fulmine nella mia macchina del tempo, genereremmo tutte le
l'energia che ti serve. Tutto quello che devi fare. Ok, allora siamo qua. Dobbiamo attaccare tre spine. Una è qua. Però come caspita facciamo a spingerla? Allora, qui c'è da scavare. Scooby-Doo, abbiamo bisogno di te. Eccolo qua, grandissimo. Ok, abbiamo trovato un oggetto extra. Grazie Scooby. Morso, andiamocene di qui. Oh, guardate cosa ho trovato. Aspettate, facciamo saltare tutto. Ok, allora, eccolo qua. Un bel portale. Vediamo cosa appare. Un camion. Un camion che ci ha aperto la strada di qua. Per andare dove? Ah, al ballo. Ma dimmi te. Allora, Scamander, tocca a te. Oh, oh, quella materializzazione è stata un po' brusca. Ok, ah, qua sopra, dobbiamo metterla qua. C'è una tizia appesa. Ancora un colpetto. Perfetto, salvata Lorraine. Grazie. Questo qui è mio, grazie. Non credevo di riuscire a procurarmi uno di questi. Lì c'è da cliccare quadrato per attivare la fontana. Oh, guarda quante monete. Ottimo. Ok, siamo tornati di qua. Dobbiamo sempre... aspetta un attimo. Ah, ok, posso anch'io rompere i vetri con la chitarra. Vai Marty. Ok, ce l'abbiamo fatta. È una leva da girare questa qua. Allora, giriamola. Vediamo cosa ci sblocca. Ah, il tetto. Ok, così possiamo salire qua sopra. Che grosso sto livello. Vai, vai, componi. Ok. Possiamo spostare finalmente quella lì. Questa tirala giù. Aspettate che c'è qualcosa da rompere con Emmet. Vieni, Emmet. Ok. Chissà cosa c'è lì dentro. Ah, ok, un oggetto extra. Grazie, Emmet. Allora, vai, Doc, spingi. Ok. E la prima è andata. L'altro cavo è collegato. Poi questa qua prima non siamo riusciti a spingerla. Perché questa qua non riusciamo a spingerla? Ah, ok, adesso sì. E due. Manca la terza. Ok, c'è qualcosa lì da sistemare. Vai Doc. Con un po' di violenza si risolve tutto. Perfetto. Ottimo Doc. Ok, possiamo anche scendere. Infatti qua sopra c'è qualcosa. Dobbiamo liberare tutto. C'è anche una porta lì. Ok, possiamo distruggerla. Ecco i pezzi mancanti. Ok, la spina c'è. Ok.
c'è un sacco di roba da utilizzare qua per ricostruire la piattaforma. Vai, vai, Marty, vai. Ottimo lavoro. Ok, abbiamo anche completato la barra. Ci siamo quasi, Doc. Vai, spingi. Spingi, spingi, spingi. Ok. Attivata. A posto. Il fulmine. Ok, sta attivando tutto. Perfetto. Dai, prendi la DeLorean. E si torna a casa. Vai, Marty. Vai. 88 miglia orarie. Perfetto. C'era un barbone che dormiva. Ok, siamo rientrati. Dobbiamo andare a salvare Doc. Ho letto quella lista. Eccoci. Ok, siamo partiti. No, non si muove. Doc. Oh, no, 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 Doc, no. Grazie per l'appunto. Mi hai veramente salvato la pelle, Marty. Grandissimo. E il non dover conoscere il futuro? Beh, ho pensato, chi se ne frega. Va bene ragazzi, terminiamo questo fantastico level pack di Back to the Future qua. Molto molto divertente. Allora, possiamo skippare tutta questa parte. Perfetto ragazzi, siamo arrivati nella Hill Valley attuale. Siamo atterrati sopra un tetto addirittura. È bello averti qui con me. Ok. Perfetto, siamo nel 1985. Fantastico. Guardate che fantastica città. 1985 o un'altra epoca? No, 85. Cos'è questo? Le tue azioni nel passato potrebbero cambiare alcune cose in quest'epoca. Vai indietro nel tempo per scoprire come. Scusate, solo per curiosità personale. Prendiamo la DeLorean. Torniamo indietro subito nel tempo. Ce la possiamo fare, Ok, perfetto. Oh, siamo nel futuro. Ma che spettacolo! Siamo nel futuro! Questa è la Hill Valley del futuro. Fantastico. Ok, ci sono varie missioni da compiere anche in quest'epoca. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Lego Dimensions qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Lego Dimensions. Alla prossima, ragazzi!